Salve a tutti cari amici, benvenuti. Ci troviamo presso l'osteria di Birra del Borgo, trascorreremo quattro puntate insieme al nostro caro amico e chef pizzaiolo Luca Pezzetto. Ciao Alfredo. Buongiorno a te. Luca sarà il nostro grande amico e aiuto a noi poveri non edotti, insegnerà tutti quanti i trucchi segreti, le curiosità, gli aneddoti per poter migliorare le tecniche domestiche delle lievitazioni. Oggi nello specifico di cosa parleremo, caro dottor Pezzetta? Assolutamente, andremo a svelare un po' di trucchi per realizzare un'ottima pizza in casa, una pizza tonda, quindi anche a casa si può fare la pizza tonda, perché tanti pensano che a casa non si può realizzare la pizza tonda per colpa del forno, invece assolutamente no. Andremo quindi a svelare qualche trucco per realizzarla, una pizza soffice, una pizza allo stesso tempo vuota al suo interno, quindi una pizza effetto nuvola, quella pizza super leggera e ben lievitata. L'importante è seguire gli step che noi andremo ad elencare ed acquistare le giuste materie prime, perché quello è fondamentale sempre, Alfredo. Parleremo di una margherita, oggi faremo una margherita perché è la pizza più scontata per tanti, però è anche la pizza più difficile da realizzare, perché diciamo che l'umidità del pomodoro, l'umidità del fior di latte sono tutti elementi che vanno poi magari a rovinare quel prodotto se messi nella maniera sbagliata sulla pizza, no? Quindi noi andiamo a spiegare come abbinarli e sicuramente come inserirli sulla base lievitata della pizza. La prima cosa che dobbiamo andare a vedere sono gli strumenti. È importantissimo quando si inizia a realizzare un piatto, ma di qualsiasi genere, avere gli strumenti a portata di mano senza andarli a cercare poi durante le fasi di lavorazione. Quindi sicuramente una spatola, un tarocco da panificazione, da pizzeria, una bulla dove impastare in modo che non andiamo a sporcare tutto quanto il tavolo, delle ciotoline con gli ingredienti già pesati, perché è importante pesare tutti gli ingredienti precedentemente per non andare poi a sporcare il cassetto con la mano sporca di impasto per andare a cercare l'olio, l'acqua, pomodoro, mozzarella, il basilico fresco e l'olio extravergine di oliva, che è un po' la base della nostra cucina, no? L'olio, quanto è profumato l'olio, Alfredo. L'olio d'oliva è fantastico e adesso tu ci dirai anche in che proporzioni, perché noi poveri fruitori domestici non abbiamo queste competenze come quelle che tu hai sviluppato negli anni, quindi adesso a te la spiegazione della ricetta. Allora iniziamo a pesare in primis 500 grammi di farina tipo 1, quindi una farina semi-integrale, si può considerare semi-integrale. E 3 grammi di lievito di birra fresco, da non confondere con il secco, assolutamente. Olio extravergine di oliva, appunto 10 grammi, 10 grammi di sale fino marino e 350 grammi di acqua fredda. Quindi cerchiamo di prendere un'acqua da frigorifero, magari la pesiamo prima, la lasciamo in frigorifero e la lasciamo raffreddare un pochino, per evitare che l'impasto a fine lavorazione si surriscaldi troppo. Dopo spieghiamo il perché. Allora, ci teniamo a seguire i consigli di Luca, perché nella maggior parte dei casi chiunque di noi in casa prepara le pizze si trova sempre a dover pesare in corso d'opera, cercare gli strumenti, come diceva Luca, sporcare, ma anche perdere i tempi tecnici. Oggi utilizzeremo il lievito di birra. Utilizzeremo il lievito di birra, appunto, perché è sicuramente il lievito più facile da trovare. Consideriamo sempre che il lievito di birra è un lievito naturale, non nasce da soluzioni chimiche fondamentalmente, ma è un prodotto naturale a tutti gli effetti. Esistono due versioni, solido e quindi sotto forma di panetto e liofilizzato, quindi in polvere. E la differenza sta proprio nella ricetta, fondamentalmente, nell'utilizzo. Il rapporto è 3-1, 3 grammi di lievito, faccio un esempio, 3 grammi di lievito fresco equivalgono a 1 grammo di lievito secco. Noi proprio in questa ricetta andremo a mettere 3 grammi, appunto. Quindi questi 3 grammi, nel caso non troviamo il lievito fresco nel supermercato, andiamo ad utilizzare 1 grammo di lievito secco. Nella stessa identica maniera, non dobbiamo fare... Chiaro a tutti? Ok, posso iniziare? Che dici? Vai, iniziamo? Abbiamo fame. Allora, andiamo a mettere il lievito all'interno della farina, lo andiamo a sgretolare in questa maniera. Tanti mi dicono, ma non lo sciogli nell'acqua? No, non c'è bisogno, perché durante la fase di impastamento poi lo andiamo a distribuire in maniera molto omogenea all'interno dell'impasto. Iniziamo inserendo all'interno dell'impasto i 3/4 di acqua, quindi quasi tutta l'acqua. Ne lasciamo un piccolo goccio. E poi ci spiegherai perché questa acqua che rimane, anche sì. Se io già lo so, me lo racconterai. Andiamo con la mano sinistra a ruotare la boule e con la mano destra ad impastare, in questo modo, vedi? Ok, quindi andiamo a uniformare, a distribuire farina e acqua. Questa è la fase più importante dell'impasto, perché il glutine, pensa Alfredo, si forma al momento
che la farina entra a contatto con acqua e forza motrice, quindi andiamo a formare la massa elastica, in questo caso il glutine. Vedi che già si sta formando l'impasto? Bello. Domanda per noi profani, verso voi nerd della pizza, si può impastare anche ruotando nell'altro lato o c'è una legge fisica e chimica? No, assolutamente. Logicamente scherzavo. Sì. Io consiglio sempre di ruotare la boule per far sì che andiamo a prendere un po' tutta quanta la farina sulla boule, no? Altrimenti se noi rimaniamo fermi prendo sempre lo stesso, vedi che poi, dopo non ci vado? Invece se vado a ruotare vado a prenderla un po' tutta. La cattiamo tutta. Allora, qui abbiamo utilizzato, come dicevo prima, una farina di tipo 1. E spieghiamo cos'è la farina di tipo 1. Infatti mi hai colto in fallo, era la mia domanda. Ti ho anticipato? Mi hai anticipato, sì. Siccome non abbiamo tutte queste competenze, per fortuna, ognuno sa fare il suo mestiere, sentiamo spesso pronunciare questi termini, più che altro questi numeri. Assolutamente. Cosa allora, differisce le varie tipologie di farina? Parlando di farina di frumento, sì, che noi stiamo utilizzando, sì, adesso. Parliamo di grano tenero innanzitutto. Parliamo di grano tenero nazionale. Parliamo di grano tenero. Allora, vedete che già si sta formando il glutine. Bellissimo, guardate l'elasticità. Sì. La differenza di queste sigle numeriche, 00, 01, 2, 3, 4, quante ce ne sono? Poi ce lo spiegherai. Allora, innanzitutto la differenza sta nel grado di setacciamento del grano. Cosa vuol dire? Il chicco di grano, una volta che viene poi macinato con una macina a pietra o con un cilindro, realizza la farina integrale, quindi esce fuori il chicco per intero, crusca, che è la parte esterna, l'involucro che va a coprire il grano, il germe, che è la parte più piccolina, circa il 3% del chicco di grano, e l'endosperma, che è la parte principale. Nella farina integrale andiamo a trovare tutto quanto il chicco di grano, quindi la farina appare anche un po' scura di colore, no? Marrone, perché proprio la crusca è marrone, a differenza della parte centrale del chicco, che è color avorio, color bianco, quasi bianco. Quindi l'integrale comprende tutto quanto il chicco. La tipo 2 viene un'integrale che viene leggermente setacciata, quindi andiamo a separare un po' di parte cruscale. La tipo 1 ancora più setacciata, quindi una farina che risulta un po' bianca all'occhio, ancora più bianca. La tipo 0, che è una farina ancora più setacciata ed è bianca. E la tipo 00, che è la farina più setacciata in assoluto. Quindi una farina estremamente bianca, di colore, ma allo stesso tempo non si vede nessuna parte di cruscale del chicco di grano. Quindi una farina molto più fine, una farina molto più liscia all'occhio. Tradotta per noi profani, questo grado di raffinazione, che da 00 va a 2, sì, praticamente nella 00 non c'è quasi nulla. Sì, è ti devo correggere perché la parola più utilizzata è proprio quella, grado di raffinazione, invece no, si parla di grado di aburrattamento. Aburrattamento. Il burratto sarebbe proprio questo setaccio, quindi grado di setacciamento del grano, se vogliamo, tecnico, se vogliamo dirlo. Il professionista. Non ti volevo contraddire. È giusto che sia così, siamo qui per questo. Quindi, sì, ma poi dipende anche dal... Tanti mi dicono, allora perché devo utilizzare un integrale e non una 00, via dicendo. È un po' un gusto personale questo, no? A me, per esempio, piacciono molto i prodotti semi integrali o integrali, perché comunque hanno questo sapore abbastanza intenso. Lasciano più aromi dovuto alle materie contenute. Le acidità differenti durante la maturazione dell'impasto e la lievitazione. Quindi andiamo sicuramente ad avere un impasto molto più saporito, tra virgolette. La 00, magari la 0, le farine bianche le consiglio un po' più per pasticceria, per fare una crema, per fare pastellati, per fare discorsi del genere. Quindi oggi per questa nuvola di pizza, allora, hai suggerito è liscio, la 1 perché contiene più sostanze che poi diventeranno anche... Un impasto molto profumato. Profumato. Profumi e sapori, sì, perfetto. Sì. Ti ho interrotto, perdonami. Allora, una volta liscio che abbiamo raccolto tutta quanta la farina all'interno della bulla, andiamo a inserire un elemento molto importante che è il sale. In questo caso abbiamo detto 10 g di sale marino fino e l'ultimo goccino di acqua. Ok, mai mescolare il sale all'interno dell'acqua, altrimenti cambiamo poi le proprietà dell'acqua e abbiamo difficoltà nell'assorbimento. Quindi andiamo a metterlo all'interno della pasta e mettiamo l'acqua rimanente e continuiamo ad impastare. Questa fase è la più difficile, tra virgolette, perché far reintegrare acqua da un impasto già formato, quindi da un glutine già formato, è sempre la parte un po' più complessa, però dobbiamo avere pazienza ed impastarlo finché non se la assorbe tutta. Esatto, perché nella maggior parte dei casi andiamo a fare la pressione. A casa non abbiamo impastatrici o planetarie, facciamo a mano. Si può tranquillamente anche fare con l'impastatrice, seguendo sempre questi step che stiamo facendo. Sì, però la bellezza di poterlo fare a mano, di aver realizzato con la tua fisicità la pizza, che poi, sperando che possa essere il più simile possibile alla tua, andarla a mettere nel forno e poterla mangiare con chi vogliamo. Assolutamente. Noi. Bello, impegnativo sicuramente, come vedo che stai facendo. Non te lo faccio fare a te perché... No, oggi no, grazie. Perché sei in camicia, altrimenti... Cuoco in camicia. Cuoco in camicia.
Ok, vedi Alfredo che piano piano si sta assorbendo tutta l'acqua. È importante ruotare sempre la ciotola, avere velocità. Poi nel... io ora sto parlando con te, quindi mi sto lasciando un po' distrarre. Però è importante andare veloci per evitare che fondamentalmente l'impasto si rilassi e si attacchi alla boule. Continuiamo ad impastare, vedi che si sta assorbendo tutto. Ok, arrivato a questo punto, quando l'impasto inizia ad essere liscio, tra virgolette, ed omogeneo, quindi un impasto che ha catturato tutti quanti gli ingredienti dati nel processo di lavorazione, andiamo a dare l'olio. L'olio è un elemento molto importante nella pizza perché fa un po' da lubrificante per il glutine, quindi ci fa sì che l'olio fondamentalmente vada a lubrificare proprio il glutine, l'impasto, la massa elastica, e non si spezzi, non si rompe durante la stesura, dà colorazione, dà profumo. Quindi l'olio fondamentalmente è un ingrediente fantastico. E dà anche sapori, perché dà anche sapore. La bontà di un olio all'interno di un impasto che va a cuocersi e leggermente a friggere. Sì. Parlo già giustamente da appassionato di cibo. Alcune pizze, pensa, da tradizione italiana non comprendono l'olio. Per esempio la pizza napoletana non comprende olio all'interno dell'impasto. Invece adesso vediamo che andiamo a fare delle pieghe in questo modo. Quindi portiamo a liscio l'impasto. Lo andiamo ad allisciare. Senza entrare troppo nel dettaglio che affronteremo in un'altra puntata, un po' le pieghe come quelle del pane hanno quello scopo? Sì, lo andiamo ad allisciare, vedi che piano piano si sta allisciando, che lo sto lavorando. La manualità di chi fa questo da una vita, infatti ti volevo parlare anche di questo. So, perché ci conosciamo da qualche anno, che il tuo excursus praticamente prevede la tua collaborazione con i lieviti da bambino. Sei sì, diciamo che ho iniziato sin da piccolo, a fianco a mio nonno, e con una panificazione vecchio stampo, dove fondamentalmente veniva applicato l'intuito più che lo studio, no? Perché mio nonno andava al mulino del paese, prendeva la farina senza capire poi realmente se era una tipo 1, tipo 2, un'integrale, una 0, 0. Però il tatto l'ho fatto. Però c'era quell'esperienza da parte sua che facevo venire l'impasto perfetto, perché un po' come sta succedendo a te adesso, che io non sarei assolutamente lisciando. Capace, la massa diventa sempre meno grumosa, sempre più elastica. Sempre meno grumosa, considera che una farina 0, una 00 sarebbe stata molto più semplice da lisciare, magari dentro la boule già ci saremmo riusciti. Qui stiamo parlando di una farina che ha parti cruscali all'interno della farina, quindi allo stesso tempo rimangono molto più difficili da impastare. E si vede okay. Della tua difficoltà, nonostante questo impasto. Lo andiamo a stringere, andiamo a fare una vera e propria pagnotta, pallina, e andiamo a chiudere con la pellicola da cucina il nostro impasto, così, all'interno della bolla. Facciamo un'altra chiusura, ok, e lo andiamo a riporre in frigorifero. In frigorifero? Assolutamente sì. Per 24 ore. Attendevo questo. Però momento. Non ti ho detto una cosa importantissima, che te la volevo dire adesso. Allora, il frigorifero è fondamentale per la maturazione dell'impasto, quindi lievitazione, lunga lievitazione, ma deve variare questo tempo di lievitazione in base alla farina utilizzata. Non varia solamente in base al tipo, quindi tipo 00, integrale, tipo 1 e via dicendo, varia in base alla proteina che contiene la farina. Quindi quando andiamo a acquistare le farine, cosa fondamentale è vedere innanzitutto, in base al nostro gusto, se vogliamo un integrale, una 00, una 0, una tipo 1 o una tipo 2, in base a quanto la vogliamo, quanto vogliamo l'impasto saporito. Altra cosa è la proteina, quindi la proteina più è alta e più c'è bisogno di far maturare il nostro impasto. Più è bassa e meno c'è bisogno di farlo maturare. Quindi in questo è direttamente caso, legata sì. La quantità, la percentuale di proteina disciolta nella farina con questa maturazione in frigorifero. Assolutamente. Maturazione o fermentazione? Aiutaci. Allora, è una conseguenza. La lievitazione innesca la fermentazione e la fermentazione fa maturare il prodotto fondamentalmente. Quindi va a trasformare, a scindere gli zuccheri da complessi che sono presenti all'interno della farina, zuccheri complessi in zuccheri semplici, e le proteine si vanno a disgregare in modo che diventano più digeribili e leggere per chi sta mangiando il prodotto. Svelato l'arcano che tantissime persone a livello domestico non sanno mai quanto tempo
una settimana, 2 anni di maturazione, no. Logicamente scherzo, però adesso sappiamo qual è il principio, connettersi alla quantità di proteina presente nella farina. Assolutamente, considera che stiamo intorno dal 14-15 di proteina, ci vogliono almeno 48-72 ore per questo tipo di impasto. Se andiamo su una farina che indica dietro sulla scheda 11-12 di proteina, dalle 24 alle 48 ore, non meno di 24 ore. Tanti mi dicono, ma se devo fare la pizza questa sera, non la fare, comprala. A questo punto questo impasto ha lievitato 24 ore, perché io ne ho preparato uno il giorno prima, quindi ieri, e ce n'ho un altro pronto. Allora, una volta lievitato 24 ore, il nostro impasto lo andiamo a ritirare fuori dal frigorifero, ok? Lo andiamo a appoggiare sul banco da lavoro, lo andiamo a tagliare e pesare con una bilancia, quindi a tagliare e realizzare palline da 260 grammi per fare la pizza tonda. Quindi vado a fare la pallina, sì, vado a fare la pallina, lo taglio, peso la mia pallina sulla bilancia, vado a realizzare una pallina così come quando giocavamo col pongo, ti ricordi? Ok, quindi andiamo a realizzare una pallina in questo modo, ci possiamo anche aiutare sul tavolo pirlandole. Le rimettiamo all'interno di un contenitore, ma questa volta da sole, e le andiamo a far rilievitare a temperatura ambiente, ci vorranno circa 2-3 ore, fino al suo raddoppio del volume. Ok, quindi le lasciamo raddoppiare di volume. Frigorifero, formatura pirlatura, contenitore sempre isolato. E le lasciamo lievitare a temperatura ambiente. Questa pallina fra 2-3 ore è pronta, quindi 2-3 ore prima di cena o di pranzo, quando vogliamo consumare la pizza, la lavoriamo, quindi realizziamo la pallina e lo andiamo a far lievitare 2-3 ore. Vediamo che fra 2-3 ore questa pallina è lievitata. Io già ce l'ho pronta, anche lievitata, quindi la andiamo a far lievitare e ne prendiamo una già lievitata. Allora, una volta che le palline sono lievitate, andiamo a spolverare il banco con la farina. Che farina è questa? Molto importante. Allora, qui io sto utilizzando una farina di grano duro, stiamo utilizzando una semola rimacinata. Io utilizzo il grano duro per diversi motivi. Uno, perché è un po' più pesante, non vola nell'aria, quindi evitiamo di imbiancare tutti i mobili di casa. Seconda cosa, la farina di grano duro ci mette di più a bruciare nel forno, quindi non diventa amara, non diventa nera durante le cotture. Ok? Quindi andiamo a ricoprire proprio il banco di lavoro con la farina. Ok, questa è la pallina lievitata, vedi che è cresciuta? Notate la differenza di volume, di consistenza e l'elasticità. Quando Luca sfiora questo panetto fermentato, ha una elasticità totalmente differente. Assolutamente, in maniera assolutamente bellissima. Sì. Adesso Luca opererà. Opererò, intanto mi opererai giusto sul forno della pizzeria. Opererò sul forno della pizzeria, infatti ora spiegheremo come cuocerla a casa, che poi è la stessa cosa, basta avere gli giusti attrezzi. Strumenti. Allora, la stesura, fattore molto importante, quello che dico sempre è che la stesura e la cottura sono degli ingredienti fondamentali per realizzare un buon prodotto, perché una stesura sbagliata porta l'impasto a diventare non buono a livello di consistenza, quindi a livello organolettico. Potresti bruciarlo durante la cottura, potresti lasciarlo crudo, perché metti che io qui stendo di più la pasta, qui la stendo di meno, qui mi si brucia, qui non mi si cuoce. Quindi è importante l'omogeneità durante la stesura. E non lesinare sulla farina, perché spesso a livello domestico... Con questa la recuperiamo, eh? Sì, sì, ma chi cerca di riprodurre un po' il lavoro di un pizzaiolo professionista lesina sulla farina nel piano di lavoro e spesso riesce a operare male, malissimo. Invece, come giustamente Luca ci fa notare, come avviene nella pizzeria a livello professionale, non lesinate, abbondate con la farina sotto e sopra. Assolutamente. Vedete? Ok, io vado solamente al centro, lascio il cornicione. A me, per esempio, piace il cornicione e quindi lo lascio. Quindi evito di andare sempre a schiacciare sul cornicione per non levare poi i gas prodotti dalla lievitazione. Una volta che ho schiacciato al centro, quindi ho allargato il disco, faccio due movimenti. Uno, vado all'opposto con le mani. Due, la pizza è stesa, finito. Elastica da morire. Vado sul tavolo da lavoro. Pomodoro, in questo caso abbiamo un pomodoro pelato che ho passato con il passaverdure per eliminare le bucce e i semi. Quindi pomodoro, andiamo a fare una margherita insolita, una margherita diversa, non tipica, perché fondamentalmente andiamo a valorizzare un po' gli ingredienti, no? Quindi la mozzarella preferisco metterla all'uscita, andando a strappare il fior di latte, un fior di latte fresco all'uscita della pizza. Qui parliamo di un fior di latte biologico ricco di latte, quindi fondamentalmente mi interessa non andarlo a fondere in forno. Andiamo a... Ti aiuto? Aiutami, vai. Allora,
ci procuriamo una pala. Se non abbiamo una pala, possiamo... Sai come facevo io a casa? Col cartoncino. Viene benissimo, sì. Perché ti ritagli un cartone della pizza, la base, e lo utilizzi come pala. Nel forno di casa viene perfetto. Genio, genio vero. Quindi la portiamo o sul cartoncino a risparmio, oppure su una paletta, ma le pale si trovano dappertutto. E andiamo a spalare nel forno. Ok, la pizza cuocerà in questo tipo di forno, cuocerà su un minuto e venti di tempo. Qui noto la temperatura, 414 gradi. Aneddoto molto importante, perché a livello domestico, io a casa non ho un forno così, non so quante persone nella propria cucina domestica abbiano un forno così. Abbiamo necessità con questo tutorial di tradurre questo tipo di temperatura ed energia ad un uso domestico che possa essere il più possibile vicino per ottenere questo risultato. E per l'occasione abbiamo qui la nostra cara amica pietra. Quindi mettete nel forno di casa una pietra refrattaria che trovate su internet oppure in qualsiasi negozio di elettronica, anche allo smorzo si può trovare, quindi il negozio che rivende materiali edili, perché è un mattone refrattario a tutti gli effetti, si fa tagliare con le misure del forno, dell'interno del forno, lo andiamo a posizionare prima di infornare la pizza, lo rendiamo incandescente. Quanto lo... tempo prima? Quando accendiamo il forno, così sale insieme alla temperatura del forno, va di pari passo con il forno e diventa caldo per poter cuocere la pizza nel miglior modo. Quindi, ecco, vedi questa come si sta cuocendo qui, bene. Non è possibile tradurre questa sensazione a livello di profumo, video, di ma profumo. C'è un profumo meraviglioso. Però chi la rifarà a casa la potrà sentirà tradurre. Sentirà lo stesso. Assolutamente. Allora, quindi pietra, in pietra, casa, andiamo a spalare quindi la pizza come abbiamo fatto sulla pietra, vera e propria, questa è una pietra identica a questa fondamentalmente. Nel forno di casa ci vorranno 6-7 minuti per cuocerla. Temperatura massima del forno. Massima perché la pizza, questo genere di pizza deve cuocere tra i 350 e i 400 gradi. Forno di casa arriva a 250-300 gradi alcuni forni di casa, quindi è importante metterla al massimo per avvicinarsi il più possibile e simulare il più possibile un forno da pizzeria. Poi tante persone appassionate hanno proprio il fornetto da pizzeria in casa, quei fornetti piccolini, e quelli arrivano anche a 400-450, quindi lì non ci sono problemi e già hanno anche la pietra all'interno. Ok, questa pizza a questo punto è cotta. Bellissima. La andiamo a mettere nel piatto. Ok, allora io ho voluto quindi riprodurre una margherita insolita fondamentalmente andando a finirla poi nel piatto. La andiamo a spicchiare in questa maniera. E vorrei farti notare all'interno del cornicione l'alveolatura, vedi? Questa alveolatura è dovuta alla giusta maturazione proteica del prodotto, quindi quella lunga lievitazione realizzata nel frigorifero ha fatto sì che la nostra pizza diventasse con questo effetto nuvola, prendesse questo effetto nuvola. Direttamente proporzionale il tempo di maturazione e lievitazione in frigo con la quantità di proteine presenti nella busta della farina che noi andremo ad acquistare. Ok, allora io qui ho preso un pomodoro che ho, in questo caso è tiepido questo pomodoro, ho preso un pomodoro ciliegino che ho, quindi un pomodoro molto dolce che ho cotto con sedano, carota e cipolla all'interno di una pentola, quindi ritirato, che vado a mettere poi su ogni spicchio di pizza, quindi ricca di pomodoro questa margherita. Questa mozzarella fresca che vado a strappare con le mani, è importante in pizzeria ragazzi, utilizzate le mani perché tanto dicono, pulite, lavate pulite, quindi questa mozzarella che vado a strappare, vedi che bella dura, sembra quasi una bufala questo fior di latte. Bellissima, sì, l'ho assaggiata prima insieme a te, era veramente è veramente buona, quella che manca l'abbiamo mangiata io e Luca. Completando, e poi manca due ingredienti fondamentali che sono un po' la base della margherita, il basilico fresco, che tanto fresco, andiamo a mettere uno per ogni spicchio di pizza che dà profumo, poi con il calore della pizza estrae un po' tutti gli aromi del basilico, no? Andiamo ad estrarre un po' tutti gli aromi del basilico. Ok, scegliamo le foglie più grandi, le foglie più belle, eccola, ok. E un giro dell'immancabile olio extravergine di oliva. Vedi che bella? Perfetto. Eccolo Alfredo. Il cornicione è croccante. Senti?
è vuoto all'interno, quindi tanti dicono ma c'è troppa pasta nel cornicione, no, è vuoto, vedi che è vuoto? È completamente vuoto questo cornicione, quindi andiamo a mangiare proprio questo effetto nuvola, io lo descrivo proprio effetto nuvola. Fantastico. Il nostro fantastico piatto è pronto, siccome ci troviamo in casa nostra ci sembra giusto tentare un abbinamento che, se culturalmente può essere un po' inflazionato, ha il suo perché e il suo senso. Cercare di abbinare una birra ad una pizza vuol dir poco. Ogni tipologia di pizza può avere in abbinamento la sua tipologia di birra e oggi ci avviciniamo a una margherita fantastica, così come Luca l'ha realizzata, quindi c'è presenza di grasso dovuto al latte della mozzarella, la parte acida dovuta alle due tipologie di pomodori e acida anche dell'impasto, la parte pseudo dolce dovuta anche agli amidi seppur fermentati, gli odori del basilico, l'olio a crudo, tante caratteristiche. Tutto ciò logicamente ha bisogno di una spalla che vada a controbilanciare tutto, quindi andiamo a realizzare appunto un abbinamento con queste birre che hanno un corpo più esile, dove c'è una presenza di luppolo non esagerata. Il luppolo, questo ingrediente che per noi italiani, per fare un parallelo, avendo tante resine all'interno, queste molecole hanno un comportamento al palato molto simile a quella dei tannini, quindi in base alla quantità di luppolo si ha questo effetto graffiante al palato. È spiegato su grandi linee, non stiamo approfondendo in maniera troppo tecnica. Quindi andiamo ad abbinare una birra a bassa fermentazione, che è una lager, nella quale sono presenti un po' di luppoli, non tantissimi. La birra deve avere la schiuma, ricordatevelo tutti quanti, è necessario. Quando vi viene versata una birra dove non c'è schiuma, una birra che non sia di tipologia sour, acida, tutte le altre tipologie di birra devono avere una buona dote di schiuma, è fondamentale perché tutela il prodotto, ne valorizza e ne amplifica le caratteristiche. Qui in questo caso c'è questa lager servita nel suo calice. Non siamo logicamente dei professionisti in questo caso, non siamo in un pub servendoci a casa, ma abbiamo comunque necessità di seguire questi passaggi. Il velo di schiuma che sale. Attendiamo, non abbiamo fretta, un po' di fretta ce l'ho, diciamo che questa pizza qui sotto che aspetta di essere morsa da una parte mi farebbe accelerare. Quando mano a mano la birra appunto ha quasi esaurito gran parte della sua schiuma, continuiamo la mescita. La temperatura corretta va intorno ai 6-8 gradi, versata nel bicchiere appunto quando è stata versata l'ultima quota. E questo cappello di schiuma rimane, possiamo anche lasciare una minima parte di fondo, ma non è neanche necessario in questo caso. Andiamo a gustarla e ad abbinarla questa lager bassa fermentazione con luppoli tedeschi e scorza d'arancio, insieme a questa profumatissima margherita che spero possiate riprodurre anche voi a casa, grazie all'aiuto che ci ha fornito il nostro caro Luca Pezzetta. Vi ringrazio per questa prima puntata insieme. Luca, grazie mille. Per gli aneddoti. Dargli un morso per adesso. Dopo, quando abbiamo chiuso, la divoro tutta quanta io. Grazie ragazzi. Ciao, grazie.